A Rocca d'Aspide grande successo per la Notte Bianca organizzata dal Comune, nonostante faccia molto freddo a giudicare da come siamo vestiti, comunque c'è tanta gente in strada e allora siamo con il sindaco Girolamo Auricchio. Un successo, sindaco, forse insperato? Sì, non pensavo in questo successo, veramente è una serata meravigliosa, sono molto contento. Sono contento che c'è stata una partecipazione spontanea di alcune persone che hanno partecipato mettendo a disposizione dei cittadini delle pietanze gratis, veramente una cosa eccezionale. Sono rimasto molto contento e questa manifestazione sarà l'inizio per altre manifestazioni. Anticipo già che nel mese di agosto faremo 3 serate meravigliose. Sindaco, c'è da sottolineare 2 cose particolari: la partecipazione della gente che è difficile far scendere in strada e la partecipazione delle associazioni, dei cittadini che hanno collaborato ciascuno come poteva alla riuscita di questa iniziativa. Sì, hanno partecipato tutti e perciò io voglio ringraziare tutti. Sono contento, Rocca d'Aspide è un paese un pochettino pigro, specialmente nel centro abitato, non è abituato alla partecipazione generale. Questa sera hanno dimostrato di adeguarsi alle zone rurali, perché nelle zone rurali sono più spontanei e partecipano di più. E allora siamo con colui che ha organizzato nei minimi dettagli questa riuscitissima manifestazione, lo possiamo dire? Sì, sì. È veramente un piacere per me dirlo, è stata una bellissima manifestazione, è ancora in corso. In realtà abbiamo impiegato molte energie per cercare di raggiungere dei risultati positivi. Penso, a questo punto possiamo dirlo, che abbiamo raggiunto risultati positivi perché siamo riusciti a coinvolgere l'intera popolazione sia della nostra cittadina sia della Valle del Calore. Non era un compito facile, io credevo in questo risultato, come tutti qua, tutta l'amministrazione ci ha creduto. E alla fine possiamo dire di aver raggiunto un bel risultato, anche perché siamo stati propositivi, abbiamo portato gli artisti di strada che poi rappresentano una novità per la nostra zona, molti gruppi che cantano anche e che si esprimono anche in una maniera diversa da ciò che avviene normalmente, perché qui sono abituati anche a sentire un po' di musica classica, invece adesso ci sono dei gruppi che suonano musica rock, altri invece che si occupano del liscio e così via, musica popolare. Poi la gastronomia ci ha molto aiutato e soprattutto vorrei ringraziare tutta la popolazione che ha partecipato a questo evento, anche proponendosi in prima persona, anche industriandosi per portare delle novità culinarie, è davvero un tributo che voglio dare a loro. Siamo adesso con l'assessore al bilancio del Comune di Rocca d'Aspide, Fernando Morra, e allora qualcuno potrebbe pensare cosa serve l'intervista all'assessore al bilancio, serve non soltanto per condividere naturalmente questo importante momento, ma anche per testimoniare che nonostante la crisi economica di cui purtroppo dobbiamo sempre parlare, comunque c'è gente che ha voglia di divertirsi e anche, perché no, di investire, se così possiamo dire. Ma è proprio quello lo spirito, al di là della delega al bilancio, poi ho la delega al commercio, e allora insieme all'assessore Paolo Antico abbiamo deciso una ventina di giorni fa di fare proprio questo, di dare la possibilità alla gente di stare insieme, di divertirsi con poco, creando la partecipazione di tutti. Abbiamo sfidato un po' il tempo, perché fino a ieri sera il tempo era purtroppo brutto, stasera invece devo dire in realtà la partecipazione di tantissima gente e la riuscita di questa prima manifestazione, beh, non può che renderci orgogliosi, gioiosi, visto che siamo a mezzanotte e in piazza e tutto il corso c'è tantissima gente. E allora abbiamo condiviso con il sindaco e gli assessori questa importante serata, insomma una serata ben riuscita che ha visto la partecipazione di tanta gente, chiaramente voi sicuramente ne siete orgogliosi. Sicuramente sì, è una serata che insomma ci ha veramente entusiasmato, bella direi, diversa, e questo ci fa molto piacere perché insomma è il segno che se poi si dà l'input anche la gente partecipa con piacere a stare insieme, a divertirsi, a trovare anche un momento, come dire, di unione, soprattutto in periodi come questo natalizio che da un po' di anni veniva così tralasciato e vissuto con un po' di mancata partecipazione e più all'interno delle case. Questo è un modo per stare insieme, per divertirsi, per ritrovare anche il senso di una festività importante come quella del Natale, e per noi questo è un bel segno,
complimenti vanno fatti a tutti quelli che questa sera dopo la mezzanotte stanno qui a condividere un momento di partecipazione veramente bello. Alla Notte Bianca di Rocca d'Aspide è presente con un proprio stand anche l'associazione Rocca d'Aspide in Evoluzione, siamo con il presidente Dino. E allora, questa sera insomma è un'ottima serata e insomma è riuscita bene. Sì, io credo che il nostro intento era quello di coinvolgere una parte di paese che non era stata mai coinvolta nel passato, questa zona qui. E negli anni scorsi diversi negozianti si erano lamentati proprio di questo, del fatto che in queste zone non veniva mai creato un'attrazione proprio per far conoscere questa parte del paese. Noi abbiamo cercato di fare proprio questo, abbiamo presentato un nostro progetto che prevedeva appunto qui il palco in questa zona, nella piazza antistante la Madonnina, e abbiamo cercato di addobbarla al meglio. Gli stand erano quelli che erano, sinceramente mi aspettavo una partecipazione inferiore, invece vedo che la gente ha partecipato, si sono divertiti tutti. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessore Antico, che ha veramente messo a punto una serata perfetta, ha coinvolto diversi artisti di strada, diverse associazioni, e noi abbiamo cercato di dare il nostro, niente di più. La cosa bella è proprio questa, Dino, la partecipazione di tutti, sia adulti che giovani come voi, insomma persone under 30. Non è facile insomma coinvolgere nel proprio paese di residenza le persone, appunto. Io penso che non sia difficile coinvolgere la gente, l'importante è dargli qualcosa, dargli anche un motivo per uscire, per stare insieme, e noi abbiamo voluto dargli questo, dargli un momento di svago, soprattutto durante le feste di Natale si sente sempre parlare di crisi, e in realtà c'è una crisi generale, però io credo che questa sera la gente sia uscita, si sia divertita e non abbia pensato a queste cose, alla crisi e quindi a queste, perché purtroppo veramente ci troviamo in un periodo un po' drastico, e abbiamo voluto sinceramente creare appunto questo momento di gioia, un momento conviviale. Un'ultima cosa, Dino, questa è un'associazione nata da poco, composta peraltro da giovani. Sì, è un'associazione nata da circa 7-8 mesi, e già in estate abbiamo creato diverse manifestazioni. L'emblema è stata la corrida che ha visto un gran numero di persone partecipare, si sono divertiti. Cercheremo di dare il nostro meglio, cercheremo di creare sempre più attività. Domani sera vi invito a venire a Rocca d'Aspide per il presepe vivente. Abbiamo cercato anche di collaborare con la Chiesa, anche per avvicinare un po' i giovani alla Chiesa, perché diciamoci la verità, si è perso un po' lo spirito religioso, si è persa la voglia di partecipare ad eventi religiosi.